Conferenza stampa anticipata da parte di Beppe Pillon. Il Pescara si gioca tantissimo, si gioca un finale di stagione di per sé già da incorniciare, si gioca la Serie A, l'andata della semifinale playoff mercoledì ore 21, stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Brugman recuperato, queste le prime parole di Pillon, sicuramente una notizia molto importante. Sì, ho qualche dubbio, ha aggiunto il tecnico di Pregaziol. Proviamo a capire quale potrebbe essere la formazione base che scenderà in campo. Fiorillo Trepali, Balzano probabilmente preferito a Ciofani, Campagnaro a disposizione, nel cuore della difesa spazio a Bettella, conferma per il giovane difensore classe 2000 che ha segnato il suo primo gol tra i professionisti nell'ultima partita della stagione regolare con la Salernitana, al suo fianco naturalmente Scognamiglio. L'altro dubbio a sinistra, giocherà uno tra Pinto e Del Grosso. Del Grosso è stato testé recuperato per un problema alla caviglia, quindi in vantaggio Pinto, che ha ben figurato con i campani. Per quanto riguarda il cuore del reparto nevralgico, naturalmente Brugman con Memuscia e Crecco, ma attenzione a Canutè, perché Pillon ne ha parlato molto bene in conferenza stampa. In questo caso, se dovesse giocare Canutè, Brugman mezzala e davanti Marras con Sottil a supporto di Leonardo Mancuso. Il Verona, certe le defezioni degli ex biancazzurri Ragusa e Crescenzi, non ci sarà Di Gaudio, rientra al Mici dopo il turno di stop causa squalifica, l'arbitro è Marinelli di Tivoli. Ripetiamo, mercoledì ore 21, stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, poi il ritorno, il return match domenica 26 maggio alla stessa ora ma allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Il Pescara ha due risultati su tre a disposizione, ha il vantaggio del fattore campo, ma Pillon è stato molto chiaro: dovremo andare al Bentegodi per fare la partita, cercheremo di sfruttare i punti deboli del Verona. Il Verona di Grosso puntava molto sul palleggio, il Verona di Aglietti punta invece sulla verticalità del gioco. Ed ora andiamo ad ascoltare i brani più significativi della conferenza stampa di Beppe Pillon. Non sappiamo gestire le partite, noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di fare il nostro gioco, di cercare di essere propositivi e di far gol, perché in questo tipo di partita è molto importante, il gol è importante. Anche perché lo ha dimostrato, non so se è d'accordo, il Perugia, il Verona se viene attaccato va in difficoltà. Sì, loro quando sono presi un po' in velocità, come è stata nella partita che noi abbiamo fatto qui, l'ultima che abbiamo fatto qui contro di loro, li abbiamo presi in velocità, qualche difficoltà gliel'abbiamo creata. Abbiamo fatto una fatica della Madonna per arrivare a questi livelli, per arrivare a questa situazione. Insomma, se non andiamo carichi per fare una partita, noi dobbiamo crederci, essere convinti di quello che facciamo, convinti di poter passare il turno. Abbiamo una grande opportunità, dobbiamo saperla cogliere, perché sennò tutto quello che abbiamo fatto svanisce. I dubbi ci sono, c'è anche Canutè che è in crescita, sì, che da valutare anche quello. Eh? No, dico, si complica per noi adesso. Ah, per voi? No, perché è un bel problema. È da valutare bene tutte le cose, le scelte le devo fare anche in funzione della partita, vediamo, ci devo pensare un po'. Però la domanda è questa: se gioca Brugman, come sembra, gioca da mezzala o da regista? Può fare due ruoli, lui fa bene. Lo sappiamo, però insomma, per questa partita. Questa partita devo decidere, dipende. No, è chiaro che Canutè se gioca fa il basso, non può fare da mezzala. Sì. Però c'è anche il dubbio del Grosso Pinto. Sì. Altri dubbi? No, ma così. Come se l'immagina questa partita, mister? Così, giusto? Se c'ha un'idea. La partita che andrà a sprazzi, dove che andrà a sprazzi, nel senso, per caratteristiche anche, non so, loro hanno Matos, hanno Di Cami lì, tutta gente che strappa, anche noi abbiamo gente che strappa, perciò penso che sarà una partita di questo tipo qua. Secondo me viene fuori una bella partita, però lo dico perché sono due squadre che hanno delle qualità, che attaccano lo spazio bene, che insomma
loro li ho visti bene, giocare molto bene contro anche l'ultima partita. Anche noi abbiamo delle qualità importanti davanti, perciò vediamo. Quindi insomma ci vuole un recupero del pallone equilibrato. Dobbiamo essere abili e non far giocare bene i loro centrocampisti, nel senso che se siamo bravi lì è importante questo, perché loro con i tre centrocampo sono molto bravi nel fraseggio, ma soprattutto a verticalizzare, perciò meno giocano questi, più probabilità di portare a termine la partita c'è. Soprattutto Zaccagni, che è stato secondo me il migliore al di là. Sì, Zaccagni, Gustavsson, Anderson. Anderson, Maluccio. Però hanno gente in mezzo, insomma, che sa giocare a calcio.